non è bastata la puntata in diretta del 4 marzo ad infiammare il Grande Fratello, infatti anche il dopo è stato alquanto burrascoso. Una volta che Signorini ha salutato il pubblico, Varese e Grecia hanno iniziato a litigare nel cuore della notte. Davanti a tutti gli altri è nata un'accesa discussione, che ha lasciato senza parole i telespettatori che erano su Mediaset Extra. Poi il video dalla casa del Grande Fratello, inerente appunto Varese e Grecia, è stato anche pubblicato su social e in tanti stanno commentando l'accaduto. A fare un punto della situazione è stato proprio il sito ufficiale del reality show di Canale 5, che ha ricostruito passo dopo passo tutte le dinamiche che hanno portato a questo scontro inaspettato. Grande Fratello, scontro tra Varese e Grecia dopo la puntata. Sono stati diversi protagonisti del Grande Fratello, alle prese con liti e discussioni. Varese e Grecia si sono scontrati dopo che lui aveva anche avuto un battibecco con Rosy. Ma Massimiliano ha avuto delle incomprensioni pure con Letizia e da qui è nato il problema con la Colmenares. Quest'ultima ha difeso la giovane Geffina, tirando in ballo un vecchio episodio. Praticamente Max aveva accusato Letizia di averlo additato come una persona cattiva. La fotografa ha smentito. Ma poi Grecia è intervenuta dicendo che anche Varese aveva definito cattiva proprio l'attrice, ma che lei non aveva fatto così tante polemiche. Lui ha quindi esclamato, "Sei falsa, hai aspettato la puntata per dire questa cosa e sei sempre fuori contesto. Ti giustifico solo perché non capisci la lingua. Questo sorriso che hai sempre su, sei falsa." Alla fine Grecia ha concluso il discorso, dicendo che lei conosce benissimo l'italiano e che la sua volontà è quella di chiudere ogni rapporto con Varese. Ha continuato a difendere Letizia, prendendosela con l'attore. Tra i due è finita quindi malissimo.